Al centro di te è un progetto dell'Associazione A Piccoli Passi e di altre quattro organizzazioni del terzo settore per famiglie con figli disabili e persone over 60 residenti a Teramo. Il programma, che si rivolge a utenti del comune di Teramo e prevede servizi totalmente gratuiti, è composto da due diverse sezioni di interventi. La prima si intitola L'incontro e prevede un servizio di ascolto, informazione e consulenza a cui possono rivolgersi famiglie con figli disabili fino a 11 anni. L'altra azione, Anziani meno soli, riservata inizialmente alla fascia della terza età, tiene ora conto dei disagi legati al Covid e si rivolge ad un'ampia platea di persone. È sufficiente infatti avere più di 60 anni per partecipare. L'associazione A Piccoli Passi è nata nel 2015 e opera nel territorio teramano ormai quindi da qualche anno e ci dedichiamo a 360 gradi dall'età dell'infanzia all'età adulta, promuovendo il benessere a 360 gradi della persona, quindi psicofisico. Con questo progetto abbiamo voluto creare appunto uno spazio nuovo e dedicare del tempo alle persone un po' più fragili che si sono ritrovate un po' isolate anche, no, in questo momento, quindi creare uno spazio virtuale ma anche no, un luogo di incontro appunto per condividere e per sostenersi a vicenda. Il laboratorio si chiama Mi ricordo, io mi ricordo ed è un progetto di laboratorio teatrale proprio sulla tematica dei ricordi. I ricordi però non soltanto intesi come ricordi personali ma anche come ricordi collettivi, quei ricordi che poi in realtà creano memoria. E attraverso la narrazione scenica, attraverso la scrittura creativa, inviteremo i nostri utenti, i nostri partecipanti a dialogare proprio con questo spazio del nostro passato, della nostra memoria, per riportarli a galla e confrontarli anche con quello che è l'attualità e quello che sta succedendo in questo momento particolarmente complesso come quello pandemico e speriamo a breve post-pandemico. Il progetto Al Centro di Te, promosso dall'Associazione A Piccoli Passi di Teramo, sarà realizzato con i fondi della Progettazione Sociale Abruzzo, alla quale partecipano le fondazioni di origine bancaria abruzzesi.